accompagna l'uomo fin dalle sue origini. Il fuoco è l'invenzione che ancora oggi non cessa di sfidare e promuovere innovazione alla Palazzetti Lelio S.p.A., società fondata a Porcia di Pordenone nel 1954, giunta oggi alla terza generazione, guidata da Chiara e Marco Palazzetti, amministratori delegati assieme ai genitori Ruben e Lucilla, a loro volta accanto ai fondatori Lelio e Diletta Palazzetti. Oggi l'impresa pordenonese è leader nella realizzazione di stufe, caminetti e caldaie a pellet per il calore domestico, mercato in cui l'Italia occupa il primo posto assoluto, coprendo l'80% della produzione mondiale. Palazzetti è il calore che piace alla natura. Perché questa scelta? Negli anni 90 mio padre decide di comunicare al pubblico direttamente, quindi di rivolgersi al cliente finale per spiegare le ragioni per cui va bene bruciare la legna per scaldarsi. E allora definisce insieme ai suoi consulenti questo nuovo payoff, il calore che piace alla natura. Lo scopo è quello di dare senso alla parola sostenibilità e di aiutare il pubblico a capire come un gesto che può sembrare apparentemente non ecocompatibile come tagliare un albero sia in realtà una scelta molto consapevole per l'ambiente. Non è semplice riuscire a trasferire al cliente che cosa vuol dire, quanto è difficile fare prodotti che riescano a essere così innovativi partendo da un'immagine che invece è molto tradizionale. Quindi vivere il calore della famiglia, il calore del caminetto, la classica serata attorno al fuoco e far passare questo concetto non è sempre molto semplice. Diciamo che noi cerchiamo di spiegare il più possibile che cosa c'è dietro i nostri prodotti, quindi di dare l'opportunità al cliente di scoprire passo passo tutto quello che facciamo. Oltre alla delega all'innovazione e alle relazioni istituzionali come AD dell'azienda, Marco Palazzetti partecipa ai tavoli comunitari europei in cui si definiscono le politiche energetiche dei prossimi 30 anni, puntando all'emissione zero di CO2, scenari che rivoluzionano il modo stesso di pensare all'approvvigionamento energetico. Innanzitutto dobbiamo partire da quella che è la visione dell'azienda. La nostra visione è quella che accomuna lo spirito che ci anima quando veniamo a lavorare tutti i giorni, è quella di immaginarci un mondo nel quale gli uomini e l'ambiente e la natura in generale possono coesistere senza che nessuno dei due debba rinunciare a qualcosa. E questo già in qualche modo ha dentro il concetto di sostenibilità, perché diventa una cosa sostenibile nel momento in cui l'operato dell'uomo non altera l'ambiente nel quale l'uomo stesso vive. Un altro modo per passare il concetto è che c'entra tantissimo con la visione dell'azienda familiare, è quello di dire: beh, lavoriamo tutti i giorni per fare in modo che il mondo che lascerò ai miei figli sia almeno uguale a quello che ho trovato io. Anche qui dentro c'è un tema di sostenibilità intesa come non altero l'ambiente perché chi verrà dopo di me troverà la stessa cosa. Allora qui il discorso è molto ampio in effetti, perché siamo in un momento in cui stiamo mettendo in discussione il modo in cui l'uomo vive nel pianeta in cui sta vivendo. Cioè noi abbiamo vissuto decenni di evoluzione legata alla produzione di energia attraverso, io dico sempre, la spremitura del pianeta Terra, però esiste anche un altro modo per produrre energia, ovvero un modo più sostenibile, che è quello di utilizzare le fonti rinnovabili. Perché le fonti rinnovabili sono importanti? Perché sostanzialmente ci permettono di dire: produco energia, ma domani posso continuare a produrre energia senza avere una situazione peggiore di quella di ieri, perché non ho consumato niente, e se ho consumato qualcosa, questo qualcosa può rinascere. La differenza sostanziale sta tra il fatto che se io scavo un pozzo e tiro fuori un barile di petrolio, quando morirò ci sarà un buco sottoterra. Se invece nella mia vita taglio 10 alberi, quando morirò ci saranno altri 10 alberi che avranno preso il posto di quei 10 alberi che ho tagliato io, e l'energia si potrà riprodurre e rigenerare. Ovviamente il nostro ruolo, nel nostro piccolo, noi diciamo: vabbè, rispetto ai bisogni dell'uomo a 360 gradi, noi pensiamo di avere un ruolo nella fornitura di quel calore di cui abbiamo bisogno per poter far fronte alle stagioni dentro la nostra casa. Ebbene, soddisfare quel bisogno di calore in un modo sostenibile, ovvero attraverso l'utilizzo di una forma di energia che ricresce, che si riproduce e che anzi addirittura nel suo crescere fa un grandissimo lavoro, che è quello di fissare la CO2 che c'è nell'ambiente.
In un settore come quello del riscaldamento domestico, il rinnovamento tecnologico e la digitalizzazione hanno introdotto una vera e propria rivoluzione che ha impattato questa azienda su più livelli, sul prodotto ma anche sulla rete di distribuzione e di vendita, sulla relazione con il cliente. La tecnologia è un qualcosa con cui abbiamo l'opportunità di avere a che fare. Io sono un patito di innovazione, di tecnologia, faccio parte della generazione Commodore 64, per cui siamo partiti da quando i computer sostanzialmente potevano fare veramente quattro cose. Però la verità è che oggi come oggi la possibilità di fruire di dispositivi di una potenza incredibile, di algoritmi e appunto tecnologie digitali evolutissime ad un costo assolutamente abbordabile anche per le piccole e medie imprese, ha determinato un cambiamento fondamentale. Ha impattato sicuramente nella comunicazione, perché oggi come oggi tutti i canali di comunicazione sono diventati magicamente bidirezionali. Una volta si raccontavano le cose sulle riviste, in televisione, ma non ti capitava che poi quasi in tempo reale ci fosse il canale di ritorno che ti diceva: sono d'accordo con quello che hai detto, non sono d'accordo con quello che hai detto, sono interessato a sapere qualcosa di più. Quindi, in primis nella bidirezionalità, e vuoi in questo mettere dentro tutti i canali social, queste cose ci stanno benissimo, ma esistono anche i portali, le forme, diversi modi di interagire. Le stesse app, con tutti i commenti che poi ci vanno dietro, no? Perché il mondo oggi della comunicazione verso l'azienda ha un sacco, si chiamano di touch point, no? Su un'infinità di portali. La digitalizzazione ha impattato anche sui prodotti, perché va da sé. Dicevo prima che scaldarsi con la legna è la cosa più vecchia del mondo, ma farlo in modo moderno e attualizzare questa pratica è sempre sfidante, perché va attualizzata dal punto di vista delle prestazioni, perché siamo sempre più esigenti in termini di performance, emissioni, qualità della combustione, dobbiamo ridurre comunque le emissioni di ogni genere tranne quelle che vanno bene sostanzialmente, e dall'altra parte dobbiamo tenere il prodotto aggiornato rispetto alle aspettative dell'utente moderno. Cioè, se oggi ci risulta normale, non lo so, consultare il nostro smartphone per vedere se in casa fa freddo o fa caldo, perché magari abbiamo un termostato intelligente, va da sé che voglio poter accendere la stufa per poter trovare caldo quando torno a casa dall'ufficio. La terza dimensione è quella che ha impattato forse di più nel mondo del business to business, e come la digitalizzazione ha inciso sull'evoluzione del canale delle vendite e della distribuzione, perché chiaramente le modalità con le quali oggi i clienti si interfacciano con il prodotto, con l'azienda, nelle fasi prima, durante e dopo la vendita sono completamente diverse. Con un fatturato costantemente in crescita, 240 dipendenti, la Palazzetti Lelio SPA è un'impresa che ha fatto della sostenibilità e dell'innovazione il proprio obiettivo aziendale, sia nella produzione sia nella gestione interna del personale, con l'introduzione già 20 anni fa dello smart working, ovvero la possibilità per i dipendenti di modulare il lavoro anche a distanza. La nostra, come abbiamo detto tante volte, è un'azienda familiare. Questo ha significato nel tempo che tutte le dinamiche della famiglia e del lavoro si sono sempre intrecciate al tavolo da pranzo di tutti noi. Un'altra esigenza importante era quella di poter garantire a una parte dei nostri collaboratori, tantissime donne, tra cui veramente tante donne, la possibilità di conciliare nello stesso modo esigenze di lavoro ed esigenze di famiglia. C'è stato un momento storico attorno al 2000 in cui per altri motivi siamo stati costretti, o meglio mio fratello si è ingegnato per rendere possibile il fatto di lavorare in azienda pur essendo fuori dall'azienda. Superato questo limite tecnologico, si è potuto così offrire l'opportunità a tutti i collaboratori, che lo possono fare ovviamente, di conciliare il proprio orario di lavoro con le proprie esigenze familiari. Quindi, oltre alla flessibilità degli orari, che insomma è garantita e con la quale noi non abbiamo nessuna difficoltà a confrontarci, c'è anche questa possibilità. Pensiamo a chi ha esigenze, ad esempio, di seguire un genitore anziano che magari ha bisogno di assistenza, piuttosto che una mamma che deve seguire un bambino piccolo, o un papà che vuole dedicare più tempo alla sua famiglia. Grazie alla possibilità che c'è in azienda di lavorare anche da casa, è proprio possibile mettere insieme tutti questi aspetti e in realtà non rinunciare a nulla. Abbiamo notato nella nostra esperienza con i nostri collaboratori che questo in realtà li motiva molto a lavorare meglio, più serenamente e anche magari senza il peso di dover scegliere tra una cosa o l'altra.
Se da un lato il calore domestico e il focolare conservano una dimensione ancestrale per l'uomo, l'accelerazione digitale e tecnologica apre nuovi scenari a cui bisogna essere preparati per poterli governare. In questo momento noi in Europa stiamo vivendo un grande momento di transizione energetica, perché che ci piaccia o no dobbiamo fare i conti col fatto che economicamente e dal punto di vista ambientale l'Europa non si può più permettere di spendere tutti questi soldi da una parte e di contribuire nel modo in cui sta contribuendo alla climalterazione continuando ad utilizzare combustibili fossili. Allora, può essere visto come uno slogan da tanti punti di vista, ma badate bene che spendiamo un sacco di soldi per produrre energia e questo determina una dipendenza economica fondamentale dell'Europa anche dei paesi verso il Medio Oriente oppure verso l'est, a seconda che si parli di olio o si parli di gas. Quindi c'è il tema delle fonti rinnovabili che sicuramente rappresentano il futuro dell'energia. Dall'altra parte c'è anche l'evoluzione del prodotto grazie alle nuove tecnologie digitali che ci mettono nelle condizioni di poter monitorare il funzionamento di un prodotto H24 un po' come fanno le scatole nere delle assicurazioni nelle nostre auto. Allora, la stessa tecnologia delle scatole nere applicata alla stufa può permetterci di monitorare l'utilizzo del prodotto, cosa che peraltro facciamo già con il sistema di Internet delle cose che abbiamo applicato già a settembre 2014 in via quasi sperimentale sulle prime stufe. Ebbene, usare quella tecnologia per monitorare il prodotto ci permette di abilitare, come si dice, un modello di business nuovo, ovvero dire: ma perché ti devo vendere la stufa se domani, controllando come questa stufa viene utilizzata, io potrei venderti l'energia che ne hai tirata fuori, abbattendo quindi l'impatto dell'investimento iniziale per l'utente, permettendogli di pagare sostanzialmente la stufa con il risparmio economico che deriva dall'utilizzo di una fonte energetica che pure è rinnovabile ma costa pure meno rispetto alle fossili. E questo chiaramente cambia completamente le regole, cambia completamente il modo in cui il prodotto viene proposto e, attenzione, cambia anche il modo in cui lo si comprerà, perché a questo punto da chi compro l'energia? E quindi, essendo così dirompente, un imprenditore non può ignorare questi stimoli, perché sennò non c'è il dopodomani, magari domani sì ma dopodomani no.